Ok, allora direi che possiamo iniziare per oggi. Oggi cominciamo la parte di algoritmi su grafi. E come vi ho preannunciato, tendenzialmente la parte di, chiamiamola grafi base, tra questa e la prossima volta la finiamo. Oggi vediamo base, 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 la prossima volta vediamo pagamenti meno base. E dopo questi due, tendenzialmente abbiamo finito diciamo, il minimo indispensabile. Ok, allora quindi cominciamo con disegnarci un grafo. Ok, questo è un grafo. Ho due componenti connesse nell'unconnected sense, però comunque un grafo. Allora, in realtà volevo, per qualche motivo l'ho fatto diretto, volevo fare non diretto, ma l'ho fatto diretto, Abitudini. vabbè. Vogliamo vedere oggi due tecniche base su grafi, che sono due tecniche che si chiamano di visita, ovvero la visita per profondità, chiamata anche depth first search o DFS. E la visita per ampiezza o breadth first search o BFS. Ok, di sé per sé queste qua sono solo due tecniche di visita che in sé per sé non è che fanno tanto. Vediamo come si applicano, come si modificano leggermente per ottenere delle informazioni che ci possono essere utili all'interno del grafo. Allora, cominciamo con la DFS. Come funziona la DFS? La DFS è una tecnica di vista di grafi ricorsiva. Come funziona? Noi abbiamo un grafo e vogliamo visitarlo e appunto se non lo facciamo in qualche modo programmatico, mettiamo che siamo in una città e vogliamo visitare per qualche motivo tutti quanti le intersezioni della città, se lo facciamo a caso è un po' difficile farlo. Perché non abbiamo un modo programmatico di farlo, se la città è molto grossa magari ce ne prendiamo qualcuno. E questi qua sono due modi programmatici per visitare un grafo, in modo che alla fine sia sicuro di aver visitato tutto il grafo. Come funzionano? Iniziamo con la DFS. Allora, la DFS intanto, la prima cosa che fa è tenersi un vettore di booleani che ci dice per ogni nodo se l'abbiamo già visitato oppure no. Quindi qua diamo dei nomi a questi nodi, tipo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, quindi vedete abbiamo 8. Ok, e quindi avremo questo vettore di booleano che ci dice se è già visitato o no, e all'inizio ovviamente non abbiamo visitato nessuno. Come funziona a questo punto la DFS? La DFS è una procedura ricorsiva che vorremmo applicare a partire da ogni nodo e una volta che applichiamo questa procedura ricorsiva a ogni nodo, a quel punto allora saremo sicuri che avremo visitato tutti i nodi. Ovviamente, cioè, detto così è un po' grazie al cazzo, perché ovviamente se partiamo da tutti quanti i nodi, grazie al cazzo che visitiamo tutti quanti i nodi. Però in realtà è un po' inevitabile che accada questo, perché se noi vogliamo visitare un grafo, ma questo grafo, come in questo caso, è sconnesso, cioè ci sono due, nel senso undirected, ci sono due componenti connesse, beh, non c'è modo che riusciamo da una parte ad andare dall'altra perché non ci sono collegamenti. Quindi mi raccomando di ricordarsi che quando vogliamo fare un DFS su tutto il grafo potenzialmente sconnesso, dobbiamo partire da ogni nodo. Generalmente, ovviamente, se il grafo è connesso, siamo in un grafo non diretto, partire da un nodo è sufficiente per visitarlo tutto il grafo. Come funziona la DFS? La DFS, come ho detto, è ricorsiva e quello che fa è la seguente cosa. Sono in un nodo e segno quel nodo come visitato. Mettiamo che sono nel nodo N e allora il nodo N l'ho visitato perché ci sono in questo momento. Dopodiché, considero tutti quanti i miei archi in uscita. E se quel nodo non l'ho ancora visitato, se il nodo collegato a quella conoscita non l'ho ancora visitato, allora chiamo ricorsivamente DFS su quel nodo. Fine. Questa è la DFS. Quindi,
come funziona fare DFS da 0, ad esempio? Chiamo DFS di 0 e la prima cosa che faccio è dico, bene, 0 l'ho visitato. Visitato. Dopodiché, per ogni arco in uscita, richiamo ricorsivamente DFS, quindi ne so, 4. Richiamo ricorsivamente DFS se non l'ho visitato, dimmi. Ma il numero dei nodi lo so a priori. Beh, il grafo ce l'hai. Sì, sì. Ok. Cioè, dato gli input un grafo, adesso stiamo vedendo semplicemente come funziona la ricerca DFS. In questo momento non stiamo cercando di ottenere niente, cioè semplicemente far vedere come funziona questo tipo di ricerca. Ok, 4 non l'abbiamo visitato, quindi 0, 1, 2, 3, 4, adesso l'abbiamo visitato. Di nuovo, ricorsivamente, considero tutti i figli che non ho ancora visitato, 3 non l'ho visitato, allora ricorso 3. Di nuovo 3 ora l'ho visitato, ricorso tutti i figli, c'è un figlio 5 non l'ho ancora visitato, sì, visitato, centro. A questo punto dovrei ricorrere su 4, però 4 l'ho già visitato, e allora quello che succede è che la procedura ricorsiva ritorna, qua non ho più figli da visitare, la procedura ricorsiva ritorna e quindi torno qua, adesso visiterà 7 e poi visiterà 0. Farà così, papam papam, e finisce. Ma nel caso di un grafo non orientato, non è un po' lenta, cioè nel senso che non va a sprecare tanto tempo a fare controlli su nodi che probabilmente sono già stati visitati. Cioè, nella realtà, allora, il tempo utilizzato per fare questo controllo è praticamente costante. Esatto. Però lo fa tante volte. Beh, lo fa tante volte quanto sono il numero di archi. Sì, esatto. Sì. Quindi vabbè, fine comunque. Deve comunque controllare tutti gli altri. Sì, sì. Ok. E abbiamo finito. Quindi adesso, quando abbiamo chiamato questa DFS su 0, finisce. Cosa possiamo vincere da quel vettore di visitate adesso? Che sono sconnessi. Cioè che ci sono degli... No, per questo grafo da diretto. Quindi il senso di sconnesso e di sconnetto. Cioè qua è un po' diverso. Che ci sono due componenti? No, perché di nuovo il grafo diretto non è non orientato, quindi è un po' diverso il concetto. Quello, l'unica cosa che veramente possiamo dire è che questi qua rappresentano la reachability del nodo 0. Sono tutti e solo i nodi per cui esistono dei percorsi da 0 a quei nodi. E questa è l'unica vera informazione che ci dà le DFS su, ce ne sono altre che si possono tirare fuori più avanzate, però per ora restiamo qua. E certo, questa informazione. Cosa ecco, è qua il punto. Cosa sarebbe successo se invece questo fosse stato un grafo non orientato? Il fatto che il vettore dei visitati non è totalmente completato implica che il grafo è sconnesso. Perché potrebbe esserci anche un nodo, se fosse invece orientato, che non è raggiungibile da zero. Se tipo, esatto, se ad esempio abbiamo un nodo 8 che era collegato in questo modo, non posso raggiungerlo. Il grafo nel senso non orientato è cioè questa componente è connessa, sì. Però 8 non lo beccavamo. Invece, se il grafo non è orientato, allora quello ci dice: guarda che il grafo non è connesso, ci sono dei pezzi che non posso raggiungere da uno da qualunque. Bene. Domanda: solo avendo questa informazione che vi ho dato adesso, dovrebbe venire automatico trovare l'algoritmo per risolvere il seguente problema. Dato un grafo non orientato, dimmi quante componenti connesse ci sono. How to do that? Non basta fare questa la DFS finché tutto l'array è riempito e ci teniamo un contatore per ogni volta che partiamo da un certo nodo. Cioè partiamo dal nodo 0 e quindi facciamo più 1. Poi partiamo dal nodo 1 e facciamo più 1 di nuovo in questo caso. Cioè, nel senso, il fatto che ti devi scorrere tutti quanti i nodi
devi vedere se parti o meno, cioè devi contare da quanti parti. Sì, esatto. Cioè, sempre che ovviamente non parti da quelli che hai già visitato. Però sì. Ma faccio la chiamata da refresh, al fine della chiamata guardo se il boolean è riempito. È riempito. Guardo se. No, il contrario, ormai. Cioè, prima di fare la chiamata di FS, guardi se il visitato di I è true o false. Sì, sì, sì. Se è false, aumenti di uno e chiami. Se è true, non chiami e non aumenti di uno. Mm-hmm. Dico per la chiamata. Ma... per sapere quanti nodi. No, quante componenti connesse ci sono? Sì. Tipo qua se il grafo fosse non orientato sarebbero due. Ok, e quindi già solamente sapendo fare il DFS base vanilla abbiamo un algoritmo banale, però banale ma ottimale, perché questo algoritmo quanto tempo ci mette? Numero di archi. No. Numero di archi più, perché ricordate sempre che nei grafi ci sono n nodi ed m archi, e non è detto che il numero di archi sia maggiore del numero di nodi. Più il numero di nodi. Quindi più il numero di nodi. Perché il fatto che devo partire da ogni nodo e ogni volta considero un arco due volte in realtà al più, perché una volta da una parte e una volta dall'altra, potenzialmente. Ah, ok. E quindi la, usando la DFS per fare risolvere il problema del numero di componenti connesse, ci mettiamo a tempo grande di n più m, che è esattamente il tempo che ci abbiamo messo per leggere l'input, che erano n più m cose. E in generale, quindi, quando avete un algoritmo che ci mette esattamente lo stesso tempo che ci mettete a leggere l'input, vuol dire che è l'algoritmo ottimale, perché quantomeno l'input dovete leggerlo. Ok, facciamo un livello sopra la DFS. Quando fate la DFS ci sono, diciamo, magari vorreste potervi segnare i nodi che visitate, ok? Magari può servire che non solo quali avete visitato, ma l'ordine in cui li avete visitati, ok? E ci sono due modi di segnarsi questa cosa. Uno che si chiama pre-order e uno che si chiama post-order, e poi vediamo degli algoritmi che usano appunto questa tecnica per fare delle cose. E è molto banale, cioè io adesso potete vedere come si fa la DFS. Se voi quando fate la DFS vi tenete un altro vettore dinamico, in realtà anche statico più un indice, basta, dove vi segnate i nodi che state visitando, avete appunto semplicemente la lista dei nodi che avete visitato nella DFS. Ci sono due modi per segnarsi, entrambi abbastanza banali: pre-order, post-order. Pre-order vuol dire che vi segnate l'indice del nodo che avete visitato prima di ricorrere sui figli. Post-order invece vuol dire che lo segnate dopo aver ricorso sui figli. E quindi l'ultimo nodo a cui arriviamo sarà quello con il numero più basso? Cioè sarà il primo. Cioè sì, nel senso, tipo se facessi una DFS da qua, ok, come funzionerebbe pre-order e post-order? Tipo... quindi, sono in 0, sono entrato in 0, allora vuol dire che il primo pre-order che visita è 0. Mi sposto in 4, allora 4. Mi sposto in 7, allora 7. 7 figli? No. Esco da 7, nel momento in cui esco da 7 lo segno in post-order. Ok, ricorro su 3. Ricorro su 5. Qua non posso andare perché l'ho già visitato. Esco da 5. Esco da 3. Esco da 3. Esco da 4. Esco da 4. Esco da 3. Esco da 0. Sono semplicemente due modi diversi di segnarsi i nodi. Ognuno ha la propria utilità e vedremo quali sono. Ma in che modo decido da quale figlio andare? È totalmente indifferente. In questo caso è un fatto random. Magari a volte negli algoritmi è importante l'ordine e devi sceglierlo in qualche modo, in questo caso l'ho fatto random. E generalmente nel DFS lo fai random, cioè in questo tipo di algoritmi cosa ne fai? No, però perché dopo la pre e la post cambiano in base a... no, certo, beh, anche la pre cambia in base a... no, sì. Ok. Problema, abbiamo
un dagger. Ok, produce un dagger questo qua. Sì. Quindi diamo dei nomi a sti nomi, chiamiamoli, che ne so. Ok, abbastanza caso. Abbiamo un dagger. Facciamo finta che questi sono dei task che dobbiamo completare. Ok, sono dei task, sono qualcosa che dobbiamo fare. E gli archi ci dicono: guarda che devi fare questo prima di, fare prima di questo. Guarda che devi fare questo prima di questo. Mm. Ok, gli archi sono dipendenze. Problema: qual è un ordine in cui posso fare questi task in modo tale che tutte le dipendenze sono soddisfatte? Faccio la modifica con no. Ma non so se stai andando a caso. Ma i nodi vedo, cioè, non mi ricordo, i nodi vedono di chi sono figli. Beh, tu il grafo ce l'hai. Cioè, questo grafo ce l'hai l'output. Sì, ok. Allora, ci sono almeno due soluzioni, entrambe ottimali, per questo problema. Una è con la... No? Vabbè, sì. Uno è con la programmazione dinamica. Ok, però vabbè, però la lasciamo da parte. E invece un'altra è appunto un algoritmo su grafi che usa la DFS. La programmazione dinamica la lascio come compito a casa, invece l'algoritmo che usa la DFS lo vediamo adesso. È molto banale questo algoritmo, è accreditato a Tarjan. Lo stesso del Median of Median. Se dice accreditato con... No, il fatto che, cioè nel senso, è accreditato lui, però negli anni 60-70 era facilissimo trovare algoritmi per fare ste cagatine, cioè nel senso, perché se vedete l'algoritmo è veramente una cagata, e quindi ci sono dei risultati che dici boh, ok, cioè perché il fatto che, essendo che l'informatica esiste da così poco, cioè da così poco intendo 60-70 anni, e non... E quindi c'è stato un momento in cui si sono aperti una marea di problemi banali. E quindi era molto facile trovare algoritmi per problemi molto banali. Tipo anche anche risultati importanti, però comunque dal punto di vista odierno nostro banali, forse perché li sappiamo, forse perché effettivamente sono banali. Vabbè, l'avevamo già studiato prima come cosa. Tipo per dire, uno dei fondamentali problemi è quello sull'epicompletezza di SAT, che si chiama il teorema ora di Cook-Levin, perché in realtà Cook e Levin sono due persone che non ci hanno lavorato insieme, sono uno americano e uno dell'Unione Sovietica, che hanno scoperto queste robe indipendentemente l'uno dall'altro. All'epoca ancora negli Stati Uniti pubblicavano solo in inglese, nell'Unione Sovietica pubblicavano solamente in russo e non traducevano gli articoli, e quindi capitava che la gente scriveva le cose, però appunto sono probabilmente stati risolti subito dopo che sono stati posti. E quindi sì, cioè nel senso, per carità, c'hanno gli autori queste proof, queste cose, ma insomma. Ok, detto ciò, algoritmo di Tarjan, per sta roba qua, usa una DFS che fa una visita in post order, e l'algoritmo dice la seguente cosa: tieniti, fai una visita di DFS che però parte solamente da le sorgenti, ok? Quindi noi vogliamo partire solamente, facciamo una visita di DFS ma parte solo da tutte le sorgenti e non da qualunque nodo, e ci teniamo i nodi che visitiamo in post order in uno stack. Quindi invece di fare, invece di tenerci un vettore, ci teniamo uno stack e facciamo push ogni volta, ok? Facciamolo. Cosa, da dove partiamo? Da dove volete partire? Da 0 o da 1? Vai, 0. Ok, partiamo da 0. Quindi siamo in 0, siamo in 2, siamo in 4, siamo in 5. No, vabbè, 0, 2, 4, 7 a caso, ok. 7, adesso non posso andare da nessuna parte, devo uscire. Quindi ce lo mettiamo nello stack. Faccio dal basso verso l'alto lo stack. Ok, andiamo in 4.
andiamo in 5, 5 era andare in 7 ma non può, quindi ci torniamo indietro, usciamo, 5, 4, 2, usciamo, 2, usciamo, esatto. E 0, usciamo. Dobbiamo visitare da tutti i nodi sorgenti, quindi ce ne manca uno, ci manca l'uno, quindi facciamo 1, di qua non può andare, 3, di qua non può andare, 6, deve uscire, 6, 3, 1. Bene, l'ordine dato dallo stack è un ordine in cui possiamo fare task senza messaggio di priorità. Quindi controlliamo che sia vero. Quindi intendo che se facciamo i task dal più alto al più basso, li faremo in un ordine dove ogni volta che facciamo un task abbiamo fatto quelli precedenti. Uno potevamo farlo, non aveva dipendenze. 3 potevamo farlo. 6 potevamo farlo. 0 potevamo farlo. 2 possiamo farlo. 4 possiamo farlo. 5 possiamo farlo. 7 possiamo farlo. Questo si chiama l'ordinamento topologico dei nodi in un DAG, chiamato anche topological sort. E questo è l'algoritmo per trovare il topological sort in un DAG. E uguale se, fossimo partiti anche dall'uno? No, sarebbe un altro. No, sì, ok, ma dico. Beh, era comunque valido, certo. Esatto, sì. Quindi bisogna partire da tutti i nodi sorgente. Parti da tutti i nodi sorgente e fanno il DFS in post order, okay. E pushi però i nodi su uno stack. Va bene. Oppure, cioè, in realtà è equivalente pusharli su, una, sì, su un vettore e poi. Sì, e poi partire da dietro. Okay. E poi reversare. Sì, ok, anche invertire. Sì, sì, equivalente. Ci mettiamo in una che. Cioè, metti 7, 5, 4, tanto dopo parti dall'ultimo che hai messo. Sì, sì, cioè, no, cioè è la stessa cosa. Ci sono modi di dirlo. Dipende da come legge la cosa. Dipende da come legge la cosa, sì. Ma quindi non esiste un ordine topologico unico per un DAG? No, ce ne sono tante. Un ordinamento topologico è un qualunque ordine dei nodi che rispetta la condizione che... Tutte le dipendenze. Esatto, che quando visti il nodo uno per una volta, quando visti il nodo che dipende da qualcuno, poi tutti quelli hanno già risultati. Questo è il topo sort. E quindi vediamo come si può usare la banale DFS con non tanto di più, cioè che è uno stack, non è che devi fare questa cosa, per cominciare a risolvere problemi vagamente decenti. Domanda. Se noi abbiamo un problema su DAG, che è una programmazione dinamica, vedete un'utilità che può avere il topo sort per la dinamica? Beh, se la dinamica parte dal presupposto di avere... Cioè, posso usare quell'ordine lì, per fare le chiamate? Contrario. Cioè, sì, nel senso... Una cosa interessante di quando. Perché io vi ho sempre spiegato la programmazione dinamica come in realtà ci sono due modi di farla. Abbiamo visto sempre uno solo dei due, che è quella top down, ovvero partire dal problema grosso e poi ricorrere per andare indietro. Perché in realtà esiste un altro modo che si chiama bottom up, che fa il contrario, partire dal problema piccolo e non vanno a costruire. Non ve l'ho mai fatto perché nella pratica è veramente raro che serva, perché si ha qualche vantaggio di performance, spicciola. Però è raro che serve, poi a volte è un po' difficile invertire la top down in bottom up. Nei DAG questa cosa è facile, perché si può fare in modo più drammatico, perché se voi fate la vostra programmazione dinamica partendo dal nodo qua più in basso andando verso l'alto e quindi chiamate il vostro passo generale su ogni nodo in quest'ordine, voi ogni volta avete la soluzione dei problemi più piccoli. Perché i problemi più piccoli, cioè questa è una definizione formale di cosa vuol dire problemi più piccoli in un DAG. Dato un qualunque ordinamento topologico, il problema più piccolo per un certo nodo sono è le soluzioni dei nodi che stanno sotto. Quindi se voi fate una DP che bottom up, che parte dal nodo più piccolo e va verso l'alto, voi ogni volta siete sicuri che avete a disposizione le risposte dei problemi più piccoli, perché quella è la definizione dei problemi più piccoli.
Tanto vi faccio notare che in realtà adesso abbiamo parlato di programmazione dinamica su DAG perché abbiamo dei DAG espliciti, ma vi faccio notare che qualunque programmazione dinamica in realtà è sopra un insieme di stati che è un DAG. Se voi pensate agli stati di una qualunque programmazione dinamica, sì, e mettete gli archi dove andate da uno stato a un altro con una chiamata ricorsiva, quello deve essere per forza un DAG, perché non ci possono essere cicli. E quindi in realtà voi state in realtà sempre facendo implicitamente LDP su dei DAG. Poi il fatto che a volte li potete rappresentare come tabelle dove gli archi magari sono quelli banali, quindi che ne so, quello che va su e quello che va, cioè quello giù, quello che va a destra, per dire. E quindi l'arte di invertire una programmazione dinamica da top down a bottom up in realtà de facto è trovare un ordinamento topologico del DAG implicito. Solo che ovviamente se avete il DAG esplicito lo potete fare a mano, se avete il DAG implicito è un po' stupido farlo così, cioè perché it kind of defeats the purpose, perché la DFS è comunque una procedura ricorsiva, cioè voi state bottomapizzando la roba però comunque usando la ricorsione, a quel punto tanto volevo usare la ricorsione direttamente per fare l'LP top down. E invece se riuscite a farlo a mano, cioè se riuscite a trovare a mano il criterio per visitare gli stati in ordine topologico inverso, allora a quel punto potete scrivere la bottom up, e bottom up di solito come appare una subgriglia diventano default, diventano dei balance default che scorrono la tabella o il vettore in qualche ordine, appunto, che in realtà è un ordinamento topologico inverso del DAG implicito della DP. Bene, questa era la DFS. E per ora sì, sono abbastanza contento con questo. Possiamo andare adesso a vedere l'altra vista su grafi, che è la BFS. Vedete quali sono? La quarta, 15 e un quarto. Sì, dai, c'è anche la BFS. Ok. Facciamo questa volta, che non devo farlo sbagliare, no, questa, ecco, perché prima volevo fare un grafo non diretto, adesso ho fatto un grafo diretto, adesso volevo fare un grafo diretto, stavo per fare un non diretto, invece stavolta lo faccio diretto, almeno se non sbaglio. Ok, questo è un grafo diretto e non è un DAG, dovrei aver disegnato almeno un ciclo. Ok, diamo delle label, come sì, solito. Ci sono dei cicli. Yes. Sì, uno sì. Prima è 4, 5, 6. Ok. Allora, quindi abbiamo visto la vista per profondità, la DFS, adesso vediamo la vista per ampiezza, la BFS. Allora, la BFS funziona nel seguente modo. Questa volta abbiamo, in realtà poi si può fare anche questa da primo nodo di sorgente, però partiamo con un nodo sorgente, ok? In questo caso userò lo 0. E abbiamo, come prima, un vettore di booleani di visitati, e questa volta però abbiamo anche una coda di indici. Quanti nodi ho fatto? 6, 7. No, c'erano di troppo. Ok. No, non è vero, non c'erano di troppo, che cazzo sto dicendo? Ok. E poi abbiamo la nostra coda, che chiamo Q. Allora, come funziona la BFS? La BFS funziona nel seguente modo, è una procedura iterativa questa volta, che dice la seguente cosa. Noi partiamo che abbiamo il vettore di visitati che è vuoto,
E come prima operazione facciamo la seguente cosa: mettiamo nella coda il nodo sorgente su 0 e mettiamo il nodo sorgente come visitato. Ok, stato di partenza. E adesso la BFS dice la seguente cosa: finché la coda non è vuota, prendo il primo elemento della coda e considero tutti quanti i suoi archi in uscita e tutti quanti i nodi degli archi in uscita che non ho già visitato, li segno come visitati e li metto in coda. Quindi, sono qua, cioè quindi ho questo stato iniziale, cosa faccio? Estraggo il primo elemento dalla coda, che è il mio 0, considero lo 0, guardo i vicini di 0 e tutti quelli che non sono già stati visitati, li segno come visitati e li metto in coda. Quindi 1, visitato no, segno come visitato e lo metto in coda. 3, visitato no, lo segno come visitato e lo metto in coda. 2, visitato no e lo metto in coda. E quindi una volta che ho esaurito quello che devo fare sul nodo attuale, sul nodo 0, semplicemente continuo. Quindi la mia coda è vuota? No, allora estraggo il primo elemento e faccio la stessa cosa. Quindi adesso estrarrò 1, mi trovo qua, 4 l'ho visitato? No. 3 l'ho visitato? Sì. Sì? Basta. Estraggo 3. 3. 4 l'ho visitato? Sì. 5 l'ho visitato? No. 6 non lo posso visitare e quindi nada. A questo punto devo estrarre 2, 4 l'ho già visitato, 6 non l'ho visitato, ho finito, estraggo 4, beh a questo punto è banale vedere che non farò mai più niente perché è tutto quanto visitato, estraggo 5, estraggo 6, ho finito. Ma allora non è finché la coda c'è qualcosa, ma finché non metto le booleane. No, adesso ho skippato velocemente, però in realtà poi vuoi veramente stare tutti quanti finché la coda non è vuota? Cioè adesso vediamo il perché è fatta così, ovviamente non serve un cazzo, però adesso vediamo proprio cosa serve là, invece poi vuoi finire finché la coda non è vuota. Mario, dimmi. Parti da un nodo, vai sui suoi vicini e dopo se il suo vicino non è, cioè se il vicino in esame non è stato già visitato, lo segno visitato sulla tabella booleana e lo metto anche in coda. Sì. Ok. Quando ho finito, cioè quando faccio la dopo aver finito. Finisco quando la mia coda è vuota. Ah no. Ok. Sì, in realtà la semantica qua è vagamente diversa. Questa non è veramente un vettore di boolean dei visitati. Ah, okay. La semantica qua più corretta forse è dire che il vettore di quelli che ho messo in coda. Ok. È il vettore dei boolean di quelli che ho già messo in coda. Sì, perché sennò se quello è tutto pieno e c'è ancora 4, 5, 6 non li ho ancora visitati. Sì, sì, perché appunto io lo chiamo, cioè quando scrivo il codice comunque scrivo visited come nome del vettore. Però in realtà la semantica è un po' diversa rispetto alla DFS. E appunto adesso quando ho fatto le 3x veloci non era perché ho detto beh, cioè era solo perché tanto sapevo già che non dovevo fare altro, ho detto vabbè estraggo. Vabbè, ma comunque quando li estrai dopo li vai anche a visitare. Cioè quando li estraggo in realtà è il momento in cui li sto considerando, cioè in cui li sto visitando effettivamente, sì. Ok, again, sapendo solo questo della DFS, esce fuori un algoritmo banale per contare il numero di componenti connessi di un grafo non orientato. Come? Più o meno, dimmi come? Abbiamo la nostra tabella, parto da una sorgente, segno tutti quelli che sono stati messi in coda, poi prendo un segnato e lo rifaccio finché non è pieno. Esattamente, e conto quante volte ho iniziato. Sì. Sì, 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 assolutamente. E con questo abbiamo abbiamo l'algoritmo per le componenti connesse anche con la BFS. Ok, adesso vediamo invece un modo di usare la BFS per fare due cose vagamente più difficili. Cominciamo a parlare di percorsi minimi.
assumiamo adesso che se abbiamo di nuovo questo grafo, però assumiamo che queste sono delle strade un po' magiche che sono tutte quante lunghe un metro, ok, anche se rompono tipo le leggi del sti cazzi. Assumiamo tutte quante strade lunghe un metro, e allora potrebbe venirci in mente la seguente cosa: ma se io parto da zero, quanto è lungo il percorso più breve che va ad ogni altro nodo? Tipo, se io voglio andare da 0,5, qual è il percorso più breve? 0,35 in questo caso. 0,5. Ok, quindi lungo 2. 0,5. E però, come faccio a calcolare sta roba? Possiamo leggermente modificare la BFS per farci calcolare questa cosa. E in realtà l'unica cosa che ci servirà a cambiare sarà che questo non sarà più il vettore dei visitati, ma diventerà il dei visitati, virgolette, insomma, sì, ma diventerà il vettore delle distanze, e dovremo mettere da qualche parte della procedura una somma e un assegnamento, insomma. Ok, come funziona? Allora, questa volta l'inizializzazione è che la coda vuota, questo non è un vettore di falsi, perché ora sono diventati interi, ma è un vettore di whatever, però non zero, meno uno, infinito, chiamatelo come volete, un qualche valore che non appare come possibile distanza, perché zero è una possibile distanza, quindi non va bene. Meno uno, di solito si usano o meno uno o infinito, dove infinito è tipo 2 miliardi o roba del genere, insomma. Ok, cioè una distanza che sai che non è... cioè se meno 1, cioè se lo metti in un 64, meno 1... Cioè se... ah beh, anche... è la stessa cosa. Certo. Se metti un numero talmente alto che sai che il percorso più lungo qua dentro è maggiore di quello là, cioè in particolare se metti una roba maggiore di n, allora per forza di cose sai che quello là è una roba invalida. Ok, e quindi iniziamo a mettere di nuovo il nodo di partenza della coda e il valore di 0... nella cella corrispondente alla sorgente. Quindi questo è zero nodo, questo è zero valore, ok? Perché ovviamente la distanza dalla sorgente se stessa è zero. Ok, a questo punto facciamo esattamente la stessa cosa di prima, però quando dobbiamo fare il check del se è visitato o meno, quello che cerchiamo è se c'è già un numero scritto, è come se fosse già stato messo in coda, visitato. Se non c'è un numero scritto, gli metto il numero di dove mi trovo adesso più uno. Facciamolo e vediamo come funziona. Quindi, 0, sono qua, estraggo il primo elemento della coda. Guardo i vicini, lui è già stato messo in coda? No. Allora metto al suo valore il valore del nodo attuale, più uno, che è 0, più 1. E lo metto in coda. 3, l'ho già visitato, no, e anche 2, e ho finito i vicini. Vado avanti. 1 chi dà i vicini? Ah, 3 che però ce l'ho già e quindi non lo ignoro. E poi c'ho 4, quindi 2. Quindi metto il valore attuale che è 1 più 1 e metto il nodo in coda. E tolgo il nodo in coda. Ah sì, non l'ho dimenticato. Ok. C'ho altri vicini, non mi pare. Bene, estraggo 3 dalla coda. Quattro l'ho già fatto. 5 invece non l'ho già fatto. E quindi sarà 2 e lo metto in coda. C'ho altri vicini con 3? Non mi pare. Il prossimo nodo è il 2, quindi lo estraggo dalla coda. Chi ha i vicini? Ha il 4 che però è già stato visitato e ha il 6. C'ho altri vicini? No. Estraggo il 4, il 4 tutti quanti i vicini già visitati, 5 stessa cosa, 6 stessa cosa. E quindi alla fine di questo processo nel vettore avrò che
nel vettore avrò che il valore corrispondente ogni nodo è la distanza minima dal nodo usato come sorgente a quel nodo. Cosa sarebbe successo se avevo un nodo 7 messo così? Che 7 non si può raggiungere. Che 7 non lo raggiungevo. Ah, allora sarebbe stato quello il sorgente, quindi. No, mettiamo che usavo 0 come sorgente e facevo andare il suo algoritmo. E chiedo cosa sarebbe successo? Sarebbe successo che 7 non sarebbe mai andato in coda. E quindi 7 avrebbe avuto distanza infinita. Ed è per questo che si usa infinito come metafora, perché appunto se un nodo non è raggiungibile, allora assumiamo che abbia distanza infinita. E questa è la DFS usata per calcolare i percorsi minimi. Se i nodi fossero pesati, potrebbe aggiungere il peso del principale? No. No. Perché no? No, ha detto. Se gli archi fossero pesanti. Ha detto, adesso perché avevano tutti quanti archi di peso 1, sì. Giusto? E lui dice: beh, ma scusa, se abbiamo archi di peso 3, 20, 12, 54, perché non è la stessa cosa? Ah, perché magari tipo per arrivare dal nodo 1 al nodo 2 ci metti poco. Ma poi per. Sì, ok, ho capito cosa dico. Perché bisogna guardare tutti i minimi poi, magari. Questo è perché no. Perché qua il percorso più breve è questo. Sì. Però quando tu fai la DFS, nel modo in cui l'ho spiegato adesso, questo percorso qua è il primo che becchi, e quindi dici che lui si trova a distanza 5. Ma dopo dovresti fare un minimo tra i due, magari. Dopo dovresti fare un minimo, cioè dici per aggiustare dovrei fare un minimo tra uno dei due. Come cambia la complessità tra i due? Intanto qual è la complessità della BFS fatta su un grafo con tutti i pesi 1? N più M. Perché ogni nodo l'ho visto esattamente una volta, ogni arco l'ho visto esattamente una volta, e dici. Ma se io quindi, diciamo, chiamiamola questa una BFS aggiustata, ok? Dove voglio poter considerare anche i pesi dei... considerare che ci sono anche i pesi sugli archi. Intanto capiamo come aggiustarla. C'è un modo banale, non banalissimo vedere che funziona, cioè sì, è abbastanza banale anche vedere che funziona, però c'è un modo banale. Il modo banale per aggiustarla è che io ho detto che quando guardo il peso del mio vicino, se il mio vicino ha già un peso, allora lo ignoro, altrimenti glielo setto. Il modo per aggiustare la BFS per poter fare anche con i pesi è che guardo se il mio vicino ha un peso, se non ha un peso glielo setto e lo metto in coda. Se ha un peso invece, se il peso che gli posso dare io è maggiore o uguale a quello che ha già, allora lo ignoro. Se invece il peso che gli posso dare io, che quindi è il peso mio più l'arco, è minore del peso attuale di quello là, allora devo aggiornarlo e devo anche rimetterlo in coda. Perché poi lui potrebbe avere l'esatto dei percorsi che fa diventare più brevi. Ma quindi questo come cambia la complessità? Più M fattoriale. No, è molto meglio. Quante volte potrò aggiornare ogni nodo? N volte. Perché ci sono solamente. Ogni nodo può essere aggiornato solamente tante volte quanto il numero di archi che entra. Il numero di archi totale è M. E quindi viene M per N più M. E quindi viene N per M. Più. N alla seconda. M quadro. Quindi è vero che possiamo aggiustare la BFS per far calcolare anche quelli pesati, i percorsi pesati con pesi diversi da 1. Il problema è che ci diventa quadratica. E quindi esistono algoritmi migliori, vedremo, che invece riescono a fare di meglio in quel caso. Non posso utilizzare un approccio quindi. Scelgo sempre quello che ha il. Puoi usare. Allora, in realtà adesso faccio un po' di tangenti. Allora, intanto questo algoritmo che abbiamo descritto adesso, questa BFS Augmented, ha un nome, si chiama SPFA. Ok, esiste. E ci sono varie heuristiche per questa roba qua. Una banale dice, vabbè, provo. E prendo sempre l'arco che ha il valore minimo. Cioè tipo tra 1 e 5 sceglierò 1 perché è più basso di 5.
Sì, faccio ogni volta la scelta locale minima e dici sì. Però in realtà anche là puoi dimostrare che esistono grafi in cui vai quadratico. Se al posto di quel 5 ci fosse un 2 sarebbe comunque. Cioè, tu andresti per la strada di sopra. O dopo, se posto dopo il primo 1 ci fosse un 10. Sì, ci sono. Cioè comunque puoi sempre costruire grafi in cui vai in quadratico. E ce ne sono tante di euristiche. La cosa interessante è che esistono attualmente delle euristiche per cui non si sa la complessità. È un algoritmo. Cioè, in particolare, perché il fatto che SPFA appunto dipende un po' poi cosa, come lo condisci. E in realtà condirlo in modi diversi cambia di tanto. Sicuramente lo cambia di tanto in pratica. In pratica cambia veramente tanto come poi fai la selezione. E ci sono addirittura delle regole. Esiste uno che mi piace tanto che si chiama il Tarzan Trick. Non ti piace neanche Tarzan? Che ancora adesso ovviamente ha dimostrato che è almeno quadratico, cioè che è meglio di quadratico, cioè che, scusa, non è peggio di quadratico, però è uno dei potenziali algoritmi lineari, cioè perché in pratica va in tempo lineare, però non, nessuno è riuscito a dimostrarlo, non so se esiste già il disproof di questa cosa. Però ci sono dei candidati, ce n'è anche un altro, il di Goldberg-Watzwick, che è un'altra cosa tipo così. Cioè ce ne sono un po' di queste SPFA condite che potenzialmente potrebbero essere molto veloci, però ancora nessuno di questi è stato dimostrato per lineare. E quindi in realtà, infatti, adesso poi faremo forse dopo, forse un altro giorno, un algoritmo invece che riesce a gestire bene i pesi sugli archi, sarà l'algoritmo di Dijkstra. Il fatto che però ci tocca pagare di più di lineare, ci costerà pagare un log in più sul lineare, e questa è la situazione attuale. Nella pratica è un po' un terno all'otto usare SPFA così da solo, perché sì, nella maggior parte dei casi è abbastanza veloce. Se ti capita il grafo stronzo, tipo andare in quadratico, che quando va in quadratico su un grafo magari di 100.000 nodi. E di solito, perché poi magari nella pratica, cioè quando scrivete un programma in generale, questa cosa non capita, che ci sia un grafo stronzo. Quando fate le gare siete sicuri al 100% che non inserite un grafo stronzo per far andare in quadratico SPFA. Ok, abbiamo visto quindi come fare le teste su grafi con peso 1. Però c'è un trick per estendere la BFS non solo con grafi di peso 1, ma con grafi di peso 0 e 1. Perché non c'è niente da realizzare. Sì, ma nel caso in cui sia peso 0, significa che i due grafi sono lo stesso grafico, no? A parte che i due nodi, però sì, i due nodi sono quando c'è zero per forza non c'è di meglio, quindi puoi prendere, li ho messi tutti, mi sa. Sì, il problema è come lo calcoli, cioè come calcoli bene sta roba. Ok, quindi abbiamo lo stesso problema di prima, però abbiamo aggiunto la cosa che possiamo avere non solo archi di peso 1, ma anche di peso 0, e comunque vogliamo ottenere un algoritmo garantito lineare. Ok? Come fare? Esiste una modifica della BFS che si chiama la 0 BFS, senza troppa fantasia, che in realtà aggiunge appunto pochissima roba e ci permette di gestire anche il caso in cui siano 0-1 i pesi. Ma cioè, esistono archi pesati a zero? Beh, gli archi possono pesare a zero. Cioè, vuol dire che da una parte all'altra non ti. Cioè, il fatto che. Perché tu guardi le. Non si pensa alle applicazioni. Tu stai pensando esatto ai pesi degli archi come delle distanze. Sì, magari non sono delle distanze, magari sono dei costi, magari sono dei. Qualcos'altro. Cioè, ci sono delle applicazioni dove magari. Dove magari i pesi degli archi è zero. Poi benissimo, la memoria che devi aggiungere. Va bene, e quindi adesso vogliamo calcolare sta roba. Tra l'altro l'ho fatto in modo che adesso il percorso più breve da 0 a 5 sia 1, perché adesso
Ah, però così l'ho fatto in modo balordo? No, non voglio fare così però. Non voglio neanche farlo così però. Oh no. Non lo voglio fare, basta. Allora, questo qua lo voglio far pesare 0, questo lo voglio far pesare 0, tutti gli altri 1. Ecco. Così adesso esiste un percorso di peso 1, ma è solamente 1, è solamente questo. Ok? Giusto per verificare che poi funziona. Ok. E qua, per fare questa cosa, è di nuovo una minuscola modifica della PFS, normale perché tu hai i percorsi minimi. Questa volta quello che cambia è che invece di usare una coda usiamo una DEC. Quindi la DEC, la Double Ended Queue, vi ricordo che come la coda mi permette di fare pop-back e push-back sia da una parte che dall'altra. Quindi la coda è qualcosa che si fa push in fondo e si fa pop dall'inizio. Invece la DEC è una roba che si può fare push e pop da entrambe le parti. Ok. Come aggiorniamo l'algoritmo per gestire anche i casi con gli archi 0? Easy. Facciamo le stesse identiche cose, quindi partiamo sempre con 0, 0, ok? E li estraiamo uno alla volta perché non abbiamo finito quelli in coda. Ma quando abbiamo un arco di peso 1, facciamo la stessa cosa di prima. Quindi se è già stato messo in coda, trick e track, altrimenti no. Se invece abbiamo un arco di peso 0, allora scriviamo o sovrascriviamo il valore del nodo mettendo il valore nostro, perché ovviamente costa 0 andarci, e invece di fare pushback del nodo facciamo push front del nodo. Perché in questo modo cosa succederà? Che lui sarà il prossimo che processiamo, ma lui ancora è, diciamo, nella stessa classe di peso di dove siamo noi. E in questo modo quindi possiamo skippare direttamente a lui senza dover processare con tutti gli altri. Quindi usare semplicemente questo trick che possiamo anche mettere davanti rispetto a dietro ci permette di gestire anche il caso 0. Facciamolo. Quindi, pam pam pam. Questi sono tutti 1, tipo che ne so, 1, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, quindi poi ci abbiamo, ecco qua tra l'altro vedremo l'affare maligno, perché io ho detto una roba, non ho detto che lo settiamo, ho detto che in caso lo aggiorniamo anche quando mettiamo lo 0, perché potremmo aver già segnato che ha un peso maggiore, e poi scopriamo invece che c'è un peso minore nell'attuale cosa, e quindi potremmo dover aggiornarlo. Il fatto che quando lo aggiorniamo, sicuramente lo stiamo aggiornando solamente nella fascia attuale, cioè non siamo già andati a un peso maggiore prima di aggiornarlo, che è il motivo per cui non diventa quadratico come diventava quadratico l'altro con i pesi arbitrari. Ok, quindi cosa diciamo? Poi diciamo che 4 e 3 hanno peso 2, se non sbaglio. 4 e 3? No, 3 certo. Vedo io 4, basta. Ok, e mettiamo 4 in coda. A questo punto abbiamo processato l'1, processiamo il 3, che quindi c'ha il 4 che sta lì e il 5 che invece ha distanza 2, se non sbaglio. Sì. Che è questo, ok, e lo mettiamo qua. Bene. E infatti adesso vedete che ci sono il 4 e 5 per distanza 2, che non è vero in realtà. E adesso arriva la cosa. Processiamo il 2. Il 2 avrà, vabbè, il 6, che lo mette in coda, e tanti saluti. Ma poi ha il 4. E il 4 dice, ah cavolo, il 4 è un arco di costo 0. Andiamo a vedere. Ah sì, eh sì, l'avevamo già settato. E cosa dobbiamo fare? Dobbiamo aggiornarlo. Quindi 4 era questo, lo aggiorniamo e lo mettiamo all'inizio della coda. Facciamo una
push front. Notare che in realtà adesso ci sono, cioè adesso il 4 in realtà è già il primo elemento, però a caso è il primo elemento, che messo anche molto indietro. Ovviamente qua adesso non lo sto facendo, però ci sono tanti modi per farlo, in modo più banale, mettere un altro tipo di booleani. Vorremmo processare ogni nodo una volta, cioè non è che poi quando ribecchiamo il 4 dopo il 4 lo vogliamo processare. E come facciamo a capire che l'abbiamo già processato? Puoi mettere un metro di booleani che dice che l'ho già processato. Ok, e a questo punto allora andiamo sul 4. Andiamo sul 4 e dice, oibò, c'ho un arco di costo 0 che va al 5, aggiorniamolo. E facciamo push front. 4 finito, 5 adesso lo tiriamo fuori. E c'ha delle cose che vanno, sì, va al 6 con un arco 1, ma il 6 è già settato. Con 2, quindi niente. Ok, perché vi faccio notare che gli unici che possono aggiornare sono gli archi di peso 0, per gli archi di peso 1, essendo che siamo ancora nel costo 1, perché non siamo mai usciti da quelli di costo 1, beh, se un arco costa 1 deve per forza andare in uno che costa 2 con quell'arco 1, quindi non potremo mai aggiornare con un arco 1, invece possiamo aggiornare con un arco 0. Quindi lui non fa niente, ora estraggo il 4, mi sono insegnato da qualche parte che l'avevo già processato, quindi l'ho buscato, e appunto lo posso fare con un banalissimo motore di booleani. Stessa cosa per il 5, mi manca solo il 6, il 6 lo estraggo, vedo che non ci posso fare niente, e ho finito. E adesso ho il vettore delle istanze minime, che spero sia corretto, con anche archi di peso 0. E comunque ho pagato tempo lineare, perché comunque ogni nodo l'ho processato una volta. E l'unica cosa che ho dovuto fare è stato cambiare la queue con una deck. Bene, queste erano DFS e DFS. Detto ciò, direi che facciamo la nostra pausa di un quarto d'ora. Seconda parte, abbiamo visto come fare i percorsi minimi su un grafo con tutti i pesi di A1, abbiamo fatto visto come fare i percorsi minimi su un grafo con i pesi A0,1. Adesso vogliamo fare i percorsi minimi su un grafo con pesi arbitrari. Quando dico arbitrari, in realtà io dico arbitrari, ma non sono veramente arbitrari. Poi magari vedremo le attrazioni, ma per ora noi ci focussiamo solamente sui grafi che hanno pesi non negativi. Ok? Sì. Quindi stiamo considerando grafi che hanno pesi, numeri che vogliamo, anche cioè reali per quanto possa essere rappresentabile un grafo della macchina, ma che hanno appunto pesi arbitrari non negativi. Ok. Abbiamo visto prima che esiste SPFA che ci mette tempo quadratico alla peggio. Adesso vedremo l'algoritmo di Dijkstra. Che si scrive così: D-I-G-K-S-T-R-A. È facile ricordarsi perché sono in ordine, I-J-K. Ok. Che invece riuscirà a trovare i percorsi minimi data una sorgente in tempo non lineare, ma ci dovremo pagare un log in più, ma chi se ne frega. Ok? Quindi abbiamo il nostro solito grafo. E può andare sia su grafo orientato che non orientato? Sì, tutti questi algoritmi qua, se li fai su grafo non orientato, in realtà quello che vuoi fare è spaccare gli archi in due, cioè praticamente okay, duplichi gli archi e fai archi dello stesso peso sia da una parte che dall'altra. Però sì. Ci mettiamo dei pesi tipo, che ne so, 5, 2, 1, 1, 3, 9. Ok, così dovrebbe essere autoevidente che poi il percorso minimo da qua a qua è questo, e il percorso minimo da qua a qua è questo. No, non è vero, mai nella vita è
questo. Ok? Cioè che qua non vale la cosa che il percorso più breve è quello che ha più numero maggiore di archi. Ci sono percorsi più brevi che però hanno un numero maggiore di archi. Ok? Diamo delle label. 0, 1, 2, 3 e 4. Ok, come funziona l'algoritmo di Dijkstra? I principi base sono un po' quelli della BFS. Avremo una coda, avremo un vettore dei pesi minimi, anche qua come la 0,1 BFS ci serve un vettore di quelli che abbiamo, dei nodi che abbiamo già processato, diciamo. Ok? E vedremo come funziona. Qual è l'idea di Dijkstra? L'idea di Dijkstra è parte, diciamo, dall'approccio SPFA. Quindi abbiamo la nostra coda, mettiamo i nodi, bla 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 bam. Qual è la cosa? Che invece di metterceli nell'ordine FIFO, LIFO, whatever, coda, WQ o cos'altro, vorremmo tenere i nodi che mettiamo in questa coda in una situazione di coda di priorità, dove il nodo con più priorità è quello col peso minore, quello che è il percorso minore che ci arriva. Perché in realtà qual è il motivo per cui la SPFA può andare in quadratico? Che potrebbe essere che ogni nodo lo dobbiamo riprocessare tante volte, perché ci dobbiamo piantare più volte, perché abbiamo trovato dei pesi migliori e quindi dobbiamo piantarci tante volte. Quello che Dijkstra fa è che ci permette, essendo che noi teniamo questi nodi non in una coda, ma in una coda di priorità, dove quello più in alto, quello prima, è il nodo con percorso più corto che ci arriva, vuol dire che noi ogni volta che entriamo in un nodo ci entriamo col percorso minore che può entrarci, e quindi vuol dire che non possiamo rientrarci un'altra volta e dobbiamo aggiornare. Perché se noi ogni volta entriamo in un nodo col percorso minore che ci arriva, allora non capiterà mai che dobbiamo aggiornarlo e quindi dover rimettere in coda i suoi vicini. Questa è l'idea base di Dijkstra. E per fare questa cosa, appunto, si tiene questa coda con tutti quanti i nodi, diciamo, che sta esplorando, diciamo, chiamiamoli boundary, che però sono ordinati in modo lasco, appunto, serve semplicemente una volta sapere qual è il minore, non veramente ordinato. E estraiamo quello col percorso minore, in modo che non ci capiterà mai di dover rivisitare un nodo. Bene. E questa coda di priorità come la implementiamo? Abbiamo visto una struttura dati che la puoi implementare, che è la priority queue, la possiamo implementare con un quale in particolare? Un heap binario, un binary heap. Nel nostro caso ci servirà un min binary heap, perché vogliamo un minimo. Notare se usate la priority queue di CPU, l'ordine in priorità massima. Esatto, è una max priority queue. Quindi state attenti o di cambiare il comparatore, esatto, oppure di inserire i nodi con peso negativo. Così li mette al contrario. Questo attenzione, perché se fate Dijkstra però usando una max priority queue, fate un Dijkstra che va sempre in quadratico, cioè state proprio invitando a andare in quadratico. Perché funziona comunque, però state facendo proprio l'esatto opposto, state facendo l'ordine che massimizza il numero di volte che dovete rivisitare il nodo. Ok, ci ho perso dei punti in gara per sta roba qua. Sì, perché mi dimenticavo che era una max, facevo Dijkstra e dico, perché cazzo va così lento? Ok, quindi avremo la nostra priority queue. Avremo le nostre distanze, quindi è 1, 2, 3, 4, 5. E avremo, chiamiamo un vettore di booleani P, che sono quelli processati, sono i nodi che abbiamo già processato. Ok, e PQ però appunto non è una coda, ma è una priority queue, una min priority queue, quindi sarà poi nella pratica un min binary heap, se lo implementate voi. E in realtà anche sotto la priority queue di CPU è un binary heap. E per cosa è ordinato?
in realtà quindi non avremo più dei singoletti, non avremo più solo dei nodi, avremo delle coppie, ovvero la coppia con quanto ci arriviamo, con quanta distanza ci arriviamo, e il nodo. E quindi i valori, le coppiette saranno ordinate per con quanto distanza ci arriviamo. Ok, come inizializziamo questa cosa? Ci mettiamo nella distanza di 0 0, come prima. Nella probabilità Q ci mettiamo la coppia 0 0, che vuol dire io posso arrivare con distanza 0 a 0. A 0. Ok? Questa è l'inizializzazione del nostro Dijkstra. Come funziona l'algoritmo? Finché la probabilità Q non è vuota, estraggo il primo elemento, se l'ho già processato, scartato, e faccio continuo, vado al prossimo ciclo, altrimenti, se non l'ho già processato, vuol dire che sicuramente sarà la distanza minima quella con cui sono arrivato, e a questo punto cosa faccio? Guardo tutti i miei vicini, e tutti quelli che o non ho già, non ho già una distanza, oppure a cui riesco a migliorare la distanza, la miglioro e li metto in coda con la distanza giusta nella probabilità Q. Ok, facciamolo. Quindi estraggo 0 0, 0 0 l'ho già processato? No, lo processo. Ho due vicini, uno l'ho già, ho già una distanza per uno? No. Allora cosa faccio? Ci metto la distanza attuale, che è 0, più la distanza dell'arco, che è 2, ed è 1, giusto? Sì, sì. Ok, e pusho nella coda cosa? La coppia 0,2. No, 2,1. Sto mettendo prima il distanza. Prima la distanza, perché in automatico, essendo in ciclo passo, le coppie per se lo facessi in ciclo più ti conviene prima, perché ordina le coppie prima per il primo elemento, poi per il secondo, solo per questo. Ok, e questo l'ho fatto. E poi c'ho 2 non ho ancora visitato, cioè non ho ancora messo una distanza, quindi la distanza sarà 5, e lo metto in più con 5 2. Notare quindi che adesso nel vettore di distanza 2 ha una distanza sbagliata, perché in realtà si vede che lo facciamo con 4, ed è normale ad una certa, e questo succederà prima che mai estraiamo 5 2 dalla probability Q, verrà aggiornata col peso giusto. Ed è questo il fatto che rende Dijkstra non quadratico, che ogni volta che processiamo un nodo lo processiamo con la distanza minima. Quindi chi estraiamo adesso? La probabilità di questa sarà lui, che è il minore. 2-1. Uno l'abbiamo già processato? No, lo processiamo adesso. C'è solo un arco in uscita che va verso 3, non abbiamo ancora messo una distanza, mettiamogliela. Che distanza avrà 3? Bene, e abbiamo finito. E saliamo dalla probabilità Q? E saliamo 5-2? No? Perché c'è uno minore? Quindi abbiamo skippato questo qua in qualche modo. Poi ovviamente questo qua è un binary heap, quindi chissà cosa è successo. Però, de facto abbiamo skippato questo. Fosse stata una SPFA, avremmo adesso processato lui. E ci processiamo 3-3. L'abbiamo già processato 3? No, quindi lo processiamo adesso. Cosa abbiamo? Abbiamo due archi, abbiamo 9 che ha verso 4, 4 non l'abbiamo mai visto, quindi ci mettiamo il peso. Che cosa ci mettiamo? Ci metteremo 12. 3 più 9, 12. E pushiamo 12, 4. Poi 1 verso 2, l'abbiamo già visto? Sì. Con che peso ci possiamo arrivare adesso? 3 4. Più 1, 4. 4 minore di 5? Sì. Sì, allora vuol dire che posso cancellare questo qua, aggiornarlo e pushare di nuovo 4, 2. Quindi adesso notate che nella probabilità Q ci sono più cose che vanno in quel nodo. Sì.
Però ovviamente essendo una probability cube estratta prima quella di peso minore, che poi segnerà che sarà stato processato il nodo, quindi quelle dopo quando le estraggo verranno scartate. Lui è finito, devo stare al prossimo. Il prossimo appunto è proprio lui, 4-2. 2 l'ho già processato? No, l'ho processo. Quindi quando mettiamo la spunta di processato il nodo, sappiamo che è la distanza finale. Lo processiamo, e cosa ci dice? Ha un arco in uscita che pesa 3 e va verso 4. 4 abbiamo già dato una distanza sì. Con cosa ci arriviamo adesso? Con 7? Sì, perché 4 più 3 fa 7. Quindi è minore, aggiorniamo. E pushiamo 7, 4. Ok, andiamo avanti. Adesso dovremmo estrarre 5, 2. Lo estraiamo. È già stato processato? Sì. Quindi scartato. Andiamo al prossimo ciclo. Estraiamo 7, 4. Già stato processato? No, lo processiamo. 4 non è anche in uscita, non dobbiamo fare niente. Estraiamo l'ultimo. 3-4, già processato. Abbiamo finito. Ma adesso abbiamo processato il 4. Ma ho capito male, prima hai detto che quando segniamo come processato un nodo, di esso abbiamo già la distanza minima. Cioè, quando un nodo viene segnato come processato, sappiamo che quella è la distanza definitiva. Ok, quindi adesso però è comunque guardato se se il 4 aveva altri nodi. Eh no, è la prima volta che l'ho estratto, sì. Per quando è estratto 7-4, il 4 non era ancora processato. Quindi ho detto, è processato? No, lo processo, cioè lo segno come processato e guardo i vicini. La seconda volta quando è estratto 12-4, invece era già processato, allora ho scattato la coppia 12-4. E quindi alla fine in D avremo la distanza dalla sorgente che abbiamo impostato a 0. Ovviamente adesso sto impostando a 0 la sorgente, ma se voi serve la distanza da 4, mettete una sorgente 4, cambia niente. Sì. E abbiamo la distanza minima verso tutti quanti gli altri nodi. Che complessità questo algoritmo? No? No, è detto n logaritmo, giusto? No, non è n logaritmo, non è lineare. Pensateci, cosa stiamo facendo, cosa non stiamo facendo, dove sono i costi? Sto guardando tutti gli archi. Sto guardando tutti gli archi, sì. E ogni nodo lo visito. Una volta. Ogni nodo lo visito una volta, sì, mi sta bene. Però comunque devo tenere un'altra priority. Però la priority più c'ha dei costi che non sono costanti. Quindi? N più N per drop di N. Ritmica la priority più, no? Allora, quasi, mi pare. Allora, abbiamo detto, nella priority queue, per forza di cose, cioè nel caso peggiore ogni arco ci entra una volta, ok? Tutti questi archi, prima o poi li dovrò estrarre. Quanto mi costa estrarre un arco? Log del numero. Quindi tutta questa roba della priority queue mi costa m log m, ok? E questa è per la coda, poi devo almeno guardare una volta ogni nodo. E quindi costa m log m più n. A più n? Sì, perché non lo guardo una volta, ma indipendentemente dagli archi. Quindi da extra costa m log n, o m log n è la stessa cosa, perché m al più n quadro, ma log di n quadro è uguale, cioè o grande di log di n quadro uguale o grande di log di n, perché il 2 lo porti davanti ed è una costante. Quindi in realtà da extra, come l'abbiamo visto adesso, ok, ha una complessità di, chiamiamola, va bene chiamarla m log n per ora, ok, che però per grafi che non sono sparsi nel senso proprio di staccati e cose, è peggio di n log n, è meno n, è peggio di n log n.
giusto? Mm-hmm. E in realtà questo non è l'algoritmo vero di Dijkstra. Anzi, in realtà, adesso faccio un po' di fiammatine in live per... in realtà in altre università che non sto a nominare, Dijkstra lo spiegano quadratico addirittura. A volte c'è gente che confonde SPFA con Dijkstra. E, però questo che è il Dijkstra che normalmente viene spiegato come Dijkstra e devo dire normalmente in programmazione competitiva si usa come Dijkstra, non è proprio il Dijkstra-Dijkstra, perché il Dijkstra-Dijkstra è il Melogen. Però questo è il Melogen, quindi dov'è la gabola? La gabola è che in realtà la priority qui implementata col binary heap non è good enough. Il fatto è che per implementare Dijkstra in N-log-N ci servirebbe una priority queue che supporta un'altra operazione fondamentale, che è la decrease key. Noi abbiamo visto le priority queue come oggetti che implementano due operazioni, push e pop. In realtà le priority queue implementano quattro operazioni potenzialmente, che sono push, pop, decrease key e merge. Ok? E il fatto che però il binary heap ne supporta solamente due log-n, le altre costano, questo è anche un po' lineare, anzi anche peggio forse. E adesso vi dico cosa fa decrease key, vi dico come funzionerebbe l'extra n log-n, e poi forse in una delle lezioni su topic medi o avanzati faremo, vi farò vedere uno heap, che non è il binary heap, che supporta queste altre operazioni in tempo anche se lo venne. Cos'è l'operazione di decrease key? Decrease key è: io ho un elemento nella mia priority queue, quindi è già dentro la mia priority queue, e voglio cambiare il valore di quell'elemento in tempo log-n. Quindi mettiamo che io c'ho la mia priority queue che c'avevo già dentro, tipo tutta sta roba qua, per dire. Ah, però ovviamente in questo contesto la roba, cioè ogni nodo può essere inserito la prima volta, ok? Perché quello che adesso vediamo che cambia è che se tipo io avevo il mio 12.4, la mia priority queue poteva supportare un'operazione chiamata decrease key, che diceva: guarda, l'elemento 4 adesso non fammelo valere più 12, fammelo valere 7. E questa cosa la voglio fare in tempo log-n. Ma allora è abbastanza banale vedere come questo algoritmo cambia, può essere cambiato per farlo andare in n log-n invece che in m log-n con questa operazione. Semplicemente, quando io sto migliorando qualcosa, invece di pushare anche quell'arco nella queue, perché qua fondamentalmente sto pushando un arco nella queue, io posso fare l'operazione di decrease key su quel nodo. Quindi non diventa più, perché questa in realtà adesso è una queue di archi, dove ci possono essere n cose dentro. Ma se io supportassi la decrease key, allora potrei fare una queue di nodi. Ma a quel punto, se questa diventa una queue di nodi, allora l'algoritmo diventa n log n più m a questo punto. E se il grafo è denso ci risparmio un botto, perché se il grafo è denso vuol dire che sono tanti archi, quindi vuol dire che il rapporto fra m e n è alto, allora ci risparmio un botto. E niente, quindi questo qua in realtà è un Dijkstra, in pratica è good enough, nelle gare, soprattutto nelle gare good enough, non vi capiterà mai che serve qualcosa più veloce di Dijkstra per i percorsi minimi. Ma sappiate che non è as intended, cioè non è quello di complessità minima. In realtà, perché storicamente è esistito questo? Perché la struttura dati che esisteva, che supportava anche l'operazione di decrease key, supportava anche appunto quella, la quarta che vi ho detto, che è merge. Merge è un'altra operazione che dovremmo sempre fare in log-n, che prese due priority queue, le merge e fa diventare una sola in tempo log-n. Esiste una struttura dati che supporta tutte queste quattro operazioni in log-n, che è il Fibonacci heap. Fibonacci heap molto vecchio, molto bello, molto carino, tutto quanto. Questo, il Fibonacci heap, ha delle costanti abominevoli.
Il Fibonacci in pratica è uno schifo, perché ha questo veramente delle costanti che sono enormi, e quindi nella pratica non si implementerà mai, perché sì, aritmeticamente è meglio, ma se poi nella pratica fa schifo, cosa dovete fare? Il fatto che però nel tempo sono uscite fuori nuove strutture dati che hanno sempre più migliorato la situazione, tipo quelle che adesso io mi ricordo, c'è stato il binomial heap, che soprattutto l'operazione log n ed era vagamente più veloce, però con un numero lento, e recentemente mi pare stiamo parlando degli ultimi 20 anni, sono usciti invece un nuovo tipo di heap che supporta tutto, anche se un'operazione non la fa proprio in log n, ma la fa in tipo log n log log n, quindi leggermente più di log n, però chi se ne frega, ma che in pratica è molto veloce, che sono i pairing heap. E quindi se capiterà, forse capiterà, forse magari è già la prossima azione, però vi spiegherò appunto uno di questi tipi più potenti, anche perché poi, a parte l'utilizzo per Dijkstra, possono essere anche utili per altri problemi, soprattutto l'operazione merge, potrebbe provare di più, può essere molto utile. Ok, quindi questa è la Dijkstra, se ci sono domande fatene, e poi ditemi l'ora. 4:30. 4:30, direi che possiamo passare allora al prossimo. Facciamo un clean slate, faccio l'ultimo argomento. Ok, facciamo un altro problema sui grafi, che è il problema del minimum spawning tree. Dato una roba che potreste aver già sentito Reti, perché si usa tanto come algoritmo a Reti. Ce l'ha fatto Reti, ma ce l'ha citato Fumi l'anno scorso, forse. Comunque è una roba che si usa. E adesso vi dico qual è il problema, vedete abbastanza chiaramente perché si usa. Allora, abbiamo un grafo, questa volta strettamente non diretto. Questa volta funziona solo sui grafi non diretti. Abbiamo un grafo non diretto pesato. Però può funzionare anche su non pesati. Eh? Anche su non pesati però funziona. No, abbiamo un grafo non diretto pesato. Ok, okay, ma allora cioè, hai detto che funziona solo su quelli non diretti. Sì. Ma pesato o non pesato? Pesato o non pesato è indifferente. Cioè il fatto che adesso vedi che se non è pesato il problema è trivial. Ok. Però sì. Grafi non diretti comunque. Tipo, che ne so. Sì, per dire. Ok, quindi adesso devo mettere le cose a caso. E li metterò a caso, poi non so come esce, ma ce lo facciamo andare bene. Ok, dovrei averli pesati tutti. Ok, problema. Abbiamo un grafo, non diretto, pesato. Vogliamo rimuovere archi a questo grafo in modo che la somma dei pesi degli archi totali sia la minima possibile e che il grafo rimanga connesso. Abbiamo un grafo non diretto, pesato. Vogliamo rimuovere archi in modo tale da minimizzare la somma totale dei pesi degli archi che rimangono e col constraint che il grafo deve rimanere connesso. Manca un peso, vabbè. A sinistra e quello di sopra. Grazie. Ok, è chiaro il problema? Questo è si chiama il minimum spawning tree problem. Tra l'altro nel nome del problema esce fuori anche una parte della soluzione. Minimum spawning tree. Vuol dire che diventerà un albero. Quindi dobbiamo prendere una. Cioè il fatto che quando man mano ne abbiamo archi, ma è abbastanza banale pensarci, alla fine ci uscirà fuori un albero. Perché? Perché se noi avessimo un grafo che non è un albero, vuol dire che deve esistere almeno un ciclo, ma allora vuol dire che in particolare almeno uno di quegli archi del ciclo è inutile. E quindi, sempre nell'assunzione che i pesi sono non negativi,
levare uno di quegli archi del ciclo ci diminuisce il peso e tiene connesso il grafo. Quindi è abbastanza banale vedere che alla fine ci dovrà uscire fuori un albero. Ok, per questo problema ci sono una svagonata di algoritmi, alcuni anche molto buoni in complessità computazionale, ma comunque molto difficili da implementare barra inefficienti, anche se in realtà no, però beh, comunque ce ne sono tanti. Noi ne vediamo uno che si basa sull'algoritmo di Dijkstra, quindi non dobbiamo fare troppo lavoro per inventarcelo, che si chiama l'algoritmo di Prim. E che vedremo che sarà una piccola modifica dell'algoritmo di Dijkstra, quindi con tutti i caveat come prima sul fatto che in realtà è un log n che può diventare log n con quella roba là, eccetera eccetera, ma è una piccola modifica che ci permette di risolvere questo problema, e quindi per questo è quasi gratis, e quindi per questo lo spiego. Ok, anche se devo dire nella mia esperienza che tipo in gara i problemi che non fossero trova il minimo spawning tree non mi è tipo mai capitato di usare il minimo spawning tree, però per qualche motivo è una roba che si fa sempre, forse proprio perché è una roba che esce gratis fuori da Dijkstra, allora vuol dire che c'è poco sforzo a spiegarla, e allora come vale. Ok, come funziona? Fondamentalmente quello che ho osservato prima è che se tu esegui l'algoritmo di Dijkstra partendo da un nodo qualunque su questo albero qua, su questo grafo qua, e però fai la stessa cosa di prima, ma intanto gli archi quando li pushi nella coda non metti il peso del percorso, ma metti il peso solo dell'arco, e gli archi che non migliorano, gli archi che non escono fuori come nuovo, li scarti, esce fuori la soluzione di questo problema. In realtà è motivata la cosa, adesso che lo simuliamo vediamo il perché succede, però la modifica è tendenzialmente questa: metteremo gli archi nella coda senza segnarci il peso di tutto il percorso ma solo il peso dell'arco, e gli archi che non vanno a chiudere dei nodi li scartiamo. Intanto è banale vedere che comunque ci esce un albero, perché se noi tutti quelli che non vanno a chiudere i nodi li scartiamo, quelli che vanno a chiudere i nodi, teniamo quelli che non vanno a chiudere i nodi, li scartiamo, vuol dire che ogni nodo ce ne avrà uno che entra e basta. Ma che struttura è? Una struttura dove ogni nodo ha un arco che entra, è un albero radicato nella sorgente, e quindi è abbastanza banale che sia un arco, che sia un albero. Proviamoci. Bene, quindi avremo la nostra solita parallel queue, avremo il nostro solito vettore, in realtà avremo solamente il vettore di presa perché delle distanze non ce ne frega niente. Quanti ne ho fatti? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, e allora partiamo come abbiamo fatto prima. Cominciamo inserendo la coppia 00. E se ok, sì, 00 è per ora indicato. Bene, estraiamo il primo, cioè sul 00 estraiamo. Preso? No, allora adesso lo prendiamo e lo processiamo, cioè processato, pardon. Processiamo. Cosa facciamo? Tutti vicini, quelli non ancora processati, prendiamo l'arco e lo sbattiamo nella priority queue, senza lunghezza del percorso. Quindi in questo giro cosa avremo? Avremo 3-1, 12-2, 7-4. Ok. Fatto? Sì, abbiamo processato 0. Ora estraiamo quindi il minimo della priority queue. 3-1. 1 l'abbiamo processato? No. Processiamolo, e vuol dire quindi che questo arco è uno degli archi utili che ci dobbiamo tenere. Quindi che è questo qua, credo. E per segnarlo come lo faccio?
una lista. Cioè, ti metti un vettore dove segni, cioè puoi segnare come vuoi, adesso lo segno graficamente però. Ok. Bene, e quindi siamo là e ora facciamo la stessa cosa. Abbiamo 14-2, quindi non abbiamo il percorso per il lunghezza del percorso, abbiamo solamente i singoli archi. Quindi 14-2, 4-6 e 2-3. E mi sto rasando il dito perché il gesetto è diventato minuscolo. Ok. Bene. Di nuovo, stessa cosa, prendiamo il minimo. Qual è il minimo? 2-3. 3 l'abbiamo processato? No, 0-1-2-3. Lo processiamo e ci prendiamo questo arco, che è questo qua. Lui è uno di quelli che non scatteremo. Siamo in 3, cosa devo aggiungere? 9-2, 2-5 e basta, credo. Basta, sì. Perché quello che torna indietro non lo prendo perché ho già processato il suo fatto, ovviamente. Ok, cosa prendo? 2-5 se non sbaglio. Quindi 5 l'ho processato, no. 0-1-2-3-4-5. E questo è uno di quelli che mi tengo. Adesso devo mettere tutti quanti vicini. Questo non serve, questo lo devo mettere. 4-2. Questo lo devo mettere. 1-4 e 3-6. Ok, estraggo il minimo. Adesso comincia a diventare difficile ogni volta. 1-4. Stiamo per dire 3-6, quindi proprio stupendo. 1-4. L'ho già processato. 0-1-2-3-4. No, processiamo. Quindi questo qua, essendo uno di quelli che è andato a processare qualcosa, lo tengo. E adesso devo fare il push di tutti quelli di 4. Quindi abbiamo 2-2. Ci abbiamo 7-4. 7-4. A parte che non ce l'abbiamo 7-0 perché 0 è già processato. Sarebbe 7-0 e comunque non lo è perché è già processato 0. 8-6. Ok. Che è il prossimo? 2-2. 2 l'abbiamo processato? No, quindi ce lo teniamo. Ok, e dobbiamo mettere vicini i due, però a questo punto credo che non dobbiamo pushare niente perché sono tutti quanti decenti l'anno che abbiamo processato e quindi non pushiamo niente. Ok, che è il prossimo? 3-6. Se l'abbiamo processato? No, allora ce lo prendiamo. E a questo punto, tra l'altro, essendo che tutti quanti sono processati, in realtà sappiamo che tutti gli altri... Cosa succederà adesso? Che lui non prende nessuno, ma sono tutti processati i suoi vicini. Prendiamo il prossimo, che sarebbe 4-2, e ci chiediamo 2 già processato? Sì, e allora lui viene scartato. Ok? Perché gli archi che vanno in nodi che non abbiamo processato li prendiamo, tutti gli altri sono scartati. Quindi adesso, essendo che abbiamo processato tutti, verranno scartati tutti quanti. Ecco, gli archi che ho fatto diventare ciccioni sono un albero e sono il minimum spawning 3. Sono gli archi che servono a tenere connesso il grafo e che hanno come peso complessivo il minore possibile. Infatti qua il minimum spawning 3 costa poco, costa tipo 5, 7, 10, 11, 13. Cioè non vuol dire niente, potrebbe essere anche 1 miliardo, 20 mila e comunque deve essere il minore, però. E quindi questa in realtà è una banale modifichina dell'algoritmo di Dijkstra. Cioè semplicemente non sto tenendo le distanze e quando pusho gli archi non... È anche più semplice. Cioè ma se ho una coppia, non posso avere una coppia identica però? Non puoi avere una coppia identica, no, per... Cioè che sullo stesso nodo ci arrivo con... Non credo... Cioè ci arrivo con due archi diversi ma che hanno entrambi lo stesso peso. Ah no, che hanno entrambi lo stesso peso, sì. Cioè ad esempio... Perché tipo, allora io qua ho un po' semplificato, devo dire. Perché
qua ho messo dentro solamente il peso e il nodo di arrivo. Sì. In realtà quando implementi prim ti conviene mettere il peso e poi un'altra coppia che è il nodo di partenza e il nodo di arrivo. Ok, era esattamente quello il punto, perché ad esempio se tra il nodo 4 e il nodo 5 avrei avuto peso 2, avrei avuto una due coppie di 4. Certo, sì sì. Sì, ma infatti su prim ora ci penso un attimino implementandolo, probabilmente la cosa più conveniente è tenersi peso e arco. Ma in realtà anche su Dijkstra, se fate Dijkstra solo per sapere i pesi, cioè i percorsi, cioè le distanze dei percorsi, allora basta tenersi una coppia, cioè basta tenersi peso di arrivo e nodo di arrivo. Ma pensate un attimo cosa dovreste fare se vorreste tenervi non solo le distanze minime, ma poi volete potervi ricostruire i percorsi minimi. Lì dovrei appunto tenermi la coppia. In realtà è banale, perché se ci pensate un attimino, essendo che qua esce fuori un albero, anche su Dijkstra uscirà un albero dei percorsi minimi per le stesse identiche motivazioni. Però voi fate Dijkstra, in realtà i percorsi minimi non sono a casaccio, formano un albero, per la solita questione che tu in ogni nodo in Dijkstra ci entri da un altro nodo, e questo è un albero radicato nella sorgente. E quindi Dijkstra, ma anche da DFS, cioè con Dijkstra ho praticamente l'MST con la sorgente che ti do io. No, però non è un MST, perché su Dijkstra i pesi sono con la distanza percorsa, e quindi non esce l'MST, okay. Esce l'albero dei percorsi minimi, che è un altro albero. Invece qua esce l'MST. Perché non funziona più un grafo orientato? Perché come definisci questa cosa con un grafo orientato, intanto? Cioè, perché in un grafo orientato tu potresti avere dei collegamenti che hanno dei pesi diversi da una parte dall'altra. Ah, ok. E mentre Dijkstra funziona con un grafo orientato, finché i pesi non sono negativi, il fatto che quando definisci, adesso potrei sbagliare il nome del problema, ma mi pare che quando definisci il problema dell'MST su un grafo orientato, ti esce fuori un altro problema che non, su cui non funziona questo algoritmo, che mi pare, don't quote me on that, si chiama il Chinese Postman Problem. Potrei sbagliarmi, potrebbe essere quello sbagliato, ma comunque c'è un altro problema che ha una soluzione più complicata. E fallisce in modi molto strani, cioè non è facilissimo anche vedere perché fallisce, però fallisce. E quindi si può usare, per questo ho detto che si può usare solamente su grafi non orientati. Comunque, quindi su Dijkstra, se volessi ricostruire i percorsi minimi, cosa farei? Quello che voglio fare, essendo che praticamente i percorsi minimi sono su un albero, l'unica cosa che mi serve sapere è per ogni nodo chi è suo padre. Quindi se io mi segno nella coda di priorità non solo il peso totale con cui ci arrivo e il nodo in cui sto entrando, mi segno anche il nodo da cui sono arrivato, io basta che ho un vettore parent in cui ogni volta che processo un nodo mi segno, guarda che il padre di questo era questo, e a quel punto io ho l'albero dei percorsi minimi e quindi posso sapere anche qual è il percorso minimo della sorgente a qualunque nodo. Bene, e con questo si conclude la parte base sui grafi, direi. Dite che lo sono? 4.45. Ok, allora vi lascio solamente con, diciamo, il primo problema vagamente più difficile che c'è dopo sta roba qua, e lo lascio come esercizio a casa, ma in realtà è banale, cioè siete in grado di risolverlo con le informazioni che avete adesso. Che probabilmente, tra l'altro, è uno dei problemini cattivi che si fanno sui fogli elementari, però adesso mi sfugge il nome. No! È il problema della casetta. Quello di disegnare tutto un orco. Io voglio disegnare una casetta.
però okay, senza passare due volte sullo stesso arco. E senza passare due volte sullo stesso arco, esatto. Quindi cosa faccio? Tipo adesso sbaglio perché non mi ricordo più come si fa. Dai, lo so. No, basta che parti dal tetto, fai il tetto e poi torni indietro. E invece no, invece però la casetta con la X, la casetta con la X in mezzo. Sì, con la X in mezzo. Così. Ok, allora, problema della casetta. Quindi, il problema è il seguente. Io vi do un grafo, perché alla fine la casetta è un grafo, dove i nodi sono... Vabbè, non ve li devo segnare. I nodi sono indiani, sono... Spiego. Ah, perché non devo passare più di una volta nello stesso arco. No, nello stesso arco. Ok, quindi abbiamo un grafo non orientato, importante. Oddio, non veramente importante che sia non orientato, c'è anche la versione quello orientato. E quello che voglio fare è trovare un percorso, anzi, sì, voglio trovare un ciclo in realtà, quindi un ciclo cos'è? È un percorso che parte e inizia dallo stesso nodo, che passi esattamente una e una sola volta da ogni arco. Ok? E questo, io adesso lo chiamo il problema della casetta, in realtà è il problema del ciclo euleriano, del tour euleriano. Ok. E in realtà, appunto, si può fare con ADFS. E pre-order, post-order, pensateci voi, stack, queue, deck, cos'altro, pensateci voi, ma tendenzialmente si può fare così. Quello che voglio arrivare in questi 5 minuti è qual è la condizione, cominciamo con la condizione necessaria per cui esista un ciclo euleriano. Tipo, se io vi do questo grafo, anzi, io vi do questo grafo, quindi la casetta senza il tetto, ok? Esiste un ciclo euleriano qua dentro? No. Non è servizio per gli archi? Ma quella è la condizione? No, non è la condizione. C'è una condizione necessaria, che poi in realtà è necessaria e sufficiente, però la parte sufficiente non è banale, non so neanche dimostrarlo. Oddio, forse se mi ci impegno sì. Però c'è una condizione necessaria per cui possiamo fare un ciclo euleriano. Una condizione molto banale, in realtà, che si basa sul seguente principio. Se noi entriamo in un arco, se noi entriamo in un nodo, ci dobbiamo anche poter uscire. Okay. Ma quindi cosa vuol dire? Quindi che il grado di ogni nodo deve essere pari. Perché se io quando entro in un nodo ci devo anche poter uscire, sì. Cosa vuol dire? Vuol dire che per forza di cose... Se dispari vuol dire che da qualche parte esco, non posso entrare o viceversa. No, perché infatti quello che ho fatto prima con la casetta, voi me l'avete mangiato come ciclo euleriano, ma non è un ciclo euleriano, è un percorso euleriano. Perché io non ho finito nello stesso modo in cui l'ho partito. Ah, ok, giustamente. Un percorso euleriano è un percorso che parte da un nodo, va in qualche altro nodo e passa tutti quanti gli altri in una sola volta. Sì. Un ciclo euleriano è invece una roba che parte e torna allo stesso, ma se parte allo stesso vuol dire che deve aver sbagliato pari anche lui. Quando è che invece sono ammessi i gradi dispari? Se vogliamo fare un percorso euleriano, allora possiamo avere al massimo due nodi di grado dispari. Inizio e fine. Perché l'inizio è l'unico nodo da cui usciamo e non entriamo mai più, e la fine viceversa. D'altronde questa cosa si può vedere benissimo, perché lo possiamo far diventare un ciclo euleriano se creiamo un nodo fittizio e lo attacchiamo a inizio e fine. E così tutti quanti i nodi diventano di grado pari. E quindi è abbastanza banale vedere che questa è una condizione necessaria. La cosa wow, la cosa che vi ho dimostrato, è che è una condizione necessaria e sufficiente. Cioè possiamo farlo se solamente se ci sono queste condizioni.
E però appunto voglio, questo non ve lo risolvo, questo lo lascio nell'esercizio a casa, voglio che ci pensiate, si può fare con una DFS e con, non vi dico se pre-order o post-order, ma e non se vi dico se stack o cos'altro, però insomma è sempre uno di quegli esercizietti con il DFS. E questo diciamo che è il primo problema subito dopo il base dei grafi, è la prima cosa che si fa perché è carina, non servono chissà che competenze. Ok, se ci sono domande fatele pure, altrimenti direi che per oggi ci possiamo fermare qui. Alla prossima. Buono. Ciao a tutti.